Oggi mini DIY barra video ricetta. In realtà è un po' un mix perché vi mostro le ricettine per realizzare le acque detox che mi avete richiesto tantissimo. In realtà è molto semplice realizzare questo tipo di acque, però effettivamente magari poter sperimentare ricette diverse può essere una cosa utile. Quindi, insomma, vi ho fatto vedere le tre ricettine che ultimamente sto facendo di più e a volte credo di avervele anche mostrate nei vlog. E appunto le ho messe insieme in questo mini DIY. Tra l'altro io mi sono appassionata tantissimo di queste acque dopo aver visto un video di Gabri in cui ne parlava. Quindi ve lo lascio poi qui nell'info box, così se volete andate a vederlo perché è stato quel video ad illuminarmi e a farmi venire questa fissa per le acque detox. E niente, smetto di parlare che sennò mi perdo sempre via in chiacchiere e vi lascio alla preparazione. La prima ricettina che ho deciso di realizzare, che è anche forse la più famosa, è questa che ha il cetriolo, il limone e la menta. È semplicissima, veramente, praticamente dovete semplicemente tagliare la frutta e la verdura. Lo fate come volete, in pezzi che volete, non c'è bisogno che abbiano una dimensione fondamentale. Magari le fette di limone controllate che non siano troppo grandi e che riescano ad entrare agevolmente nel bicchiere. E la menta la separate semplicemente dal bastoncino. Poi andate a riempire con un po' di acqua il vostro bicchiere e vi consiglio di riempirlo a tre quarti, non tutto, perché altrimenti la frutta poi che andate ad aggiungere fa alzare il livello dell'acqua e non riuscite più a chiuderlo. È una cosa che ho imparato col tempo, sembra banale, ma in realtà non c'ero arrivata all'inizio. E poi vado semplicemente appunto a riempirlo con la frutta e la verdura che ho tagliato prima. Mescolo bene gli ingredienti in modo che entrino bene nel bicchiere, qui l'ho riempito veramente tanto, poi vado a tapparlo e questo qui è comodissimo perché ha il suo tappo già inserito e poi vado a metterlo in frigo e lo lascio riposare qui per 4 ore o massimo una notte intera. Passiamo alla seconda ricettina e in questo caso vado a utilizzare la mela e l'arancia. Taglio di nuovo la frutta a pezzi, ovviamente come vi ho detto prima potete tagliarla come preferite e come vi viene più comodo. La mela io uso il mio solito tagliamela perché è veramente un'innovazione per me, mi viene benissimo. E in questo caso vado ad utilizzare una brocca più grande perché in realtà il contenitore potete sceglierlo come lo volete, potete farlo dentro nelle borracce per allenarvi, potete scegliere le bottiglie dell'acqua VOS che purtroppo io qui da me non trovo, comunque ci sono svariati metodi. Potete davvero sbizzarrirvi con i contenitori, quello che vi consiglio è che magari siano ermetici e in questo caso l'acqua è poi pronta da servire dopo che ha riposato in frigo almeno per 4 ore. Mi raccomando, è importante perché come vedete l'acqua prende già le proprietà della frutta e lo capite dal fatto che si colora un pochettino con i colori della frutta. E l'ultima ricettina di oggi è la mia preferita e quella che realizzo più spesso. Uso le fragole, i mirtilli e i lamponi. Anche in questo caso sempre uguale. Andate a tagliare la frutta e in questo caso taglio solo le fragole perché i mirtilli e i lamponi hanno già la dimensione giusta e non sto a dividerli anche perché sennò si forma tutta una pappetta e sono molto più belli interi. Di nuovo vado a riempire il mio bicchiere d'acqua. E come prima vado a inserire la frutta nel mio bicchiere. Sappiate tra l'altro che le fragole, una cosa che non sapevo neanch'io, hanno un potere drenante e quindi fanno anche molto bene per la circolazione. E vabbè, unite ai mirtilli che sono comunque drenanti e aiutano la circolazione, è veramente il top. Per non parlare del gusto, perché questo veramente sembra un succo di frutta molto naturale. E anche in questo caso frigo. Queste erano le tre ricettine che sto realizzando di più nell'ultimo periodo, quando comunque ho voglia di creare queste acque. In realtà veramente potete sbizzarrirvi e utilizzare tantissima frutta, tantissima verdura. Cercate su internet le proprietà di ogni alimento, di ogni frutto, di ogni verdura in modo tale da sapere che cosa serve a voi, perché potete farvi delle acque rilassanti, delle acque digestive, che è anche un modo carino d'estate per rinfrescarsi, dissetarsi, anche solo quando si è a prendere il sole, quando si torna stanchi dopo una giornata di lavoro, secondo me danno un sacco di energia. E poi la cosa positiva è che la frutta potete mangiarla una volta che l'acqua è terminata. Spero che questo mini video DIY barra ricetta vi sia piaciuto. Nei commenti mi raccomando, fateci sapere quali sono le vostre acque detox, così credo che possa essere utile a tutti e possiamo tutti andare a prendere degli spunti per crearne di nuove e provarne di nuove.
Io vi mando un mega bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!